Ben ritrovate e ben ritrovati. È fondamentale per la salute di tutti noi, ma in particolare delle adolescenti, scegliere un'alimentazione sana. Questo è ancora più importante se queste ragazze abbiano una genetica sfavorevole sul fronte della micropolicistosi ovarica o della sindrome dell'ovaio policistico. Questa ha una grossa componente genetica, una ventina di geni localizzati sul cromosoma 19, che può essere però drammaticamente amplificata nelle sue conseguenze da stili di vita inappropriati. Il film della policistosi ovarica va visto in due tempi. Il primo tempo, che parte già da prima del concepimento, ma diciamo dal concepimento alla pubertà, il secondo tempo dalla pubertà a tutto il resto della vita. Allora, già la mamma in gravidanza può, con un'alimentazione appropriata, stili di vita sani, ridurre la probabilità che la piccola parta già con dei geni attivati sul fronte della policistosi ovarica. Pensate, una bimba, figlia di una signora che ha la policistosi ovarica, ha 5 volte la probabilità di avere lo stesso problema della mamma. Ma se la mamma aumenta molto di peso in gravidanza, ha un diabete gestazionale, non fa un passo, un'alimentazione inappropriata, ecco che i geni passano già a una fase molto più espressiva, diciamo, aumenta la penetranza e l'espressività di questi geni, ed ecco che aumentano tutte le vulnerabilità metaboliche della piccola. Alla nascita spesso queste bimbe sono già molto sovrappeso, oppure possono essere sottopeso perché la placenta non ha funzionato per un danno vascolare già presente nella mamma a causa di queste alterazioni metaboliche, però una bambina sovrappeso o obesa già nell'infanzia, ed ecco un altro fattore di rischio: la pubertà tende ad anticipare. Più precoce la pubertà, più grave sarà la policistosi ovarica. Nel momento in cui parte la pubertà, ecco che le alterazioni metaboliche, questa difficoltà a utilizzare bene l'insulina, il non muoversi per cui i muscoli non utilizzano propriamente né l'insulina né gli zuccheri, l'aumento di peso, l'alterazione anche del metabolismo dei grassi fanno sì che l'ovaio funzioni male. Questo ovaio fa fatica a ovulare, ecco l'irregolarità mestruale, produce molti più ormoni maschili di quanti dovrebbe, e quindi ecco che la ragazzina lamenta un'acne molto aggressiva, capelli grassi, peli in sedi tipicamente maschili, quindi parliamo di ipertricosi, quando abbiamo il pelo nella sede normale ma più spesso, più fitto, più grosso, parliamo di irsutismo se abbiamo peli per esempio sul volto, intorno all'areola o verso l'ombelico. In tutte queste situazioni noi abbiamo un contraccolpo importante perché la ragazzina aumenta di peso, ha una struttura di tipo mascolino, grossa, e con tutti questi segni di iperandrogenismo che sono tra l'altro l'opposto del canone estetico contemporaneo. Purtroppo questo porta a solitudine e malessere, e questo può aumentare ulteriormente gli stili di vita inappropriati in termini di sedentarietà, di stare chiusi in casa aumenta anche la depressione, perdita di luce naturale e l'inattività fisica. In positivo, fare attività fisica tutte le mattine alla luce naturale e migliorare la qualità del cibo, ridurre il peso già solo del 5-10% può riportare l'ovaio a ovulare naturalmente e a controllare le manifestazioni più aggressive di questa patologia, sia sul fronte metabolico sia sul fronte riproduttivo, perché poi se l'ovaio non lavora abbiamo difficoltà di fertilità fino alla infertilità, alla sterilità, ma anche dal punto di vista metabolico e iperandrogenico. Quindi in positivo possiamo fare molto, perché i fattori epigenetici, cioè il nostro comportamento, può modulare decisamente la penetranza e l'espressività di geni sfavorevoli. In particolare per gli adolescenti è importantissimo riprendere le fila della loro vita dal punto di vista del movimento fisico, del cibo, ripeto, perché questi sono i pilastri che, da tutte le evidenze scientifiche che noi abbiamo, modulano la loro salute. Un uso intelligente, colto, appropriato di probiotici può ulteriormente aiutare, ma prima di tutto gli stili di vita, perché la prima regista della salute è la donna, è il primo regista della salute maschile, e l'uomo con i suoi comportamenti, le sue scelte, ma anche la sua capacità di rinunciare a dei piccoli piaceri per mantenere una salute più luminosa tutta la vita. Grazie per l'ascolto.